colpi di testa De Rossi, che è lì, Gilardino, Cassano che fa il blocco all'indietro, il tocco vincente di Gilardino. Gilardino porta in vantaggio l'Italia, ritrova soprattutto il gol dopo 11 mesi. Beh, un'altra palla inattiva ci permette di andare in vantaggio. La costruzione di questo calcio d'angolo è molto positiva. Antonelli, bellissima palla sulla corsa di Cassano che ha fatto il contromovimento, si è ritrovato sulla corsa questo pallone, poi è stato molto bravo, ha calciato anche in porta nella direzione, però qui un'altra buona palla. È difficile vederle, quindi lui ha quella posizione e la deve anche tenere. Aveva fermato il pallone Montolivo, poi è stato giocato da Cassano ancora, la palla sul sinistro per Antonelli in area di rigore, attende all'indietro, riceve De Rossi, destro, gol 2-0. C'è stata anche una deviazione, ma il gol è da attribuire tutto a Daniele De Rossi e dunque al 21esimo l'Italia conduce per 2-0 dopo il gol di Gilardino. Adesso la doppietta, la trasmissione di palla, abbiamo bisogno anche di gol, oltre che di spettacolo. Cassano, destro di Cassano, grandissimo, grandissimo gol di Cassano, sei grande, lo merita tutto. Al 27esimo, prodezza di Cassano, alzato la testa, lì la voleva mettere e lì l'ha messa. Quinto gol in azzurro per Antonio Cassano, tutto il pubblico di Firenze in piedi ad applaudirlo e lui ricambia con un gesto bello, affettuoso, Capaldi. Sì, in azzurro un Cassano così voglioso di giocare. Palombo al centro, Quagliarella vuoto, insegue il pallone Montolivo, forse l'ultimo a toccare il pallone è stato Rubiksen. Resta il campo, il pallone, la finta abile di Montolivo, gli applausi del pubblico viola, Pazzini, Quagliarella, gol! Il 4-0! E lui calcerebbe di prima. Di Pirlo o magari direttamente di prima. Punto su Pirlo. Eccolo lì. Ce la regala! 5-0! Ce l'ha regalata Andrea Pirlo! Sul terzo uomo, esattamente. Al 44esimo! Terzo uomo di barriera, però se non salti... faciliti un giocatore che c'ha il calibro nel piede. Tutti intorno a Pirlo adesso. Riguardiamo l'esecuzione. Prodezza. Un'autentica prodezza, pallone che viene schiacciato.